Ciao a tutti, oggi vi presento l'ultima creazione di RF Revolution, nello specifico il volante modello replica McLaren F1 2015. Dunque, quello che colpisce a prima vista dei prodotti spagnoli è come siano davvero molto simili all'originale, almeno nelle forme esterne. Il volante è composto da 6 bottoni per lato, per un totale di 12. Tre rotari o manettini e le due palette posteriori. Quindi possiamo affermare che le possibilità di configurazione tasti per ogni simulatore siano estremamente ampie ed assicurate. L'elemento di assoluta esclusività di questo volante è la presenza dello schermo LCD a far bella vista di sé, LCD che alla fine è soltanto un monitor da collegare al PC. La scocca è composta da materiali veramente molto buoni. La costruzione, per quanto evidenzia a volte l'artigianalità con la quale è stato prodotto, con qualche sbavatura o qualche segno della lavorazione, in ogni caso si presenta di ottima qualità. Foglie di carbonio e plastiche dure e morbide formano la maggior parte della struttura. L'impugnatura, per quanto estremamente più abbondante nella sezione rispetto al TR500 che va a sostituire, risulta veramente convincente. Impugnandolo con forza non si sente nessuno scricchiolio o cedimento. Quindi una struttura che trasmette veramente una bella sensazione di solidità in questo caso. Le palette posteriori probabilmente sono l'elemento esterno meno convincente. Infatti, come funzionano? Semplicemente attraverso un semplice movimento meccanico, la leva va a premere questo bottone posteriore permettendo la cambiata. Il risultato però di questo accrocchio, questo cigolio metallico che per chi non è solito indossare un bel paio di cuffie può essere un fastidio veramente eccessivo. Inoltre la posizione stessa delle palette in questo caso non è stata felicissima. Come potete vedere, quando vado a effettuare la cambiata, la mia mano tocca direttamente sulle dita. Probabilmente un disegno un po' più felice nella parte alta sarebbe stata la cosa migliore. Quindi, insomma, da questo punto di vista poteva essere migliorabile sicuramente la creazione. I bottoni, come detto, sono 6 per lato, il movimento è abbastanza netto senza rumori molesti. Con le dita si avverte però la sgradevole sensazione dell'adesivo, appunto, incollato, e probabilmente con un uso prolungato andranno inevitabilmente a saltare. Sarebbe stata forse buona cosa dotare l'acquirente nel pacchetto di acquisto di un set ulteriore, che probabilmente, come già detto, questi qua salteranno. Ai bottoni si affiancano i manettini e i rotari. Ogni manettino dispone di due sottobottoni. Quindi, tanto per capirci, impostando nel vostro gioco il tasto più e meno, ad esempio per la ripartizione della frenata, nel pannello di configurazione del vostro volante, nel mio caso il programma si chiama JK versione 5.6, assegnerò ai due pulsanti relativi del rotary lo stesso tasto della tastiera. Quindi, ruotandolo in game, il rotary andrà a simulare la pressione continuativa di più e meno. E quindi, in questo caso, andrà a spostare la ripartizione di frenata, almeno in teoria. Poi, più avanti, parlerò dei problemi riscontrati in questo comparto. Come si nota, sul volante è presente questo LCD display, proprio come nel modello reale. Ecco, qui bisogna entrare nell'ottica del produttore che per riuscire a creare questa replica è dovuto obbligatoriamente scendere alcuni compromessi tecnici che però potrebbero far storcere il naso ad alcuni. La connessione del volante, quindi della sezione dedicata ai bottoni e manettini e dell'LCD, sono indipendenti l'uno dall'altro, ovvero potreste usare il volante con bottoni e rotari senza LCD e viceversa. Insomma, l'una non richiede obbligatoriamente l'altra. Tuttavia,
di fronte a questa spesa, chi dovesse acquistare questo volante non lo farebbe per usare la metà, quindi vediamo i collegamenti come sono stati effettuati in questo caso. Nella parte bassa del volante troviamo la sezione adibita alla connettività. Esiste un ingresso USB per un cavo maschio-maschio per connettere il volante al proprio PC. Questo in questo caso è il mio. Poi c'è un cavo che esce da sotto ed è il cavo per la connessione e l'utilizzo dell'LCD, quindi praticamente questo è il fascio di cavi che voi andrete ad avere in uscita dal volante. Perché c'è questo cavo? Questo è il collegamento dell'LCD che come avviene? Il cavo bianco è ininfluente in questo caso, il rosso è quello che porta l'alimentazione. Mentre il giallo è quello che porta il segnale praticamente a un piccolo convertitore. Ora, il trasformatore è necessario un 12 volt 2 ampere che non è incluso nella confezione. Il collegamento del volante tramite il cavo S-video al vostro convertitore permetterà all'LCD di diventare a tutti gli effetti un ulteriore display del vostro PC, aggiungendosi a quelli che già Ecco il abbiamo. display al funzionamento, la definizione è abbastanza buona, attualmente viene l'ho impostato a 1024x768, ma può essere portato fino a 1280. Qui potete vedere sempre il cavo che esce, io per comodità l'ho inserito qua sotto. Cavo che potrebbe dar fastidio, ma solo nel momento in cui si va a fare una rotazione oltre i 180 gradi, sia da una parte sia dall'altra, vedete, rimane abbastanza fermo tutto sommato, quindi questa è la distanza che avete. Questo è il software Z1, veramente attualmente è il software migliore che ho potuto provare. Mi sono impostato diversi comandi, diverse schermate a seconda del modello dell'auto. Qui possiamo vedere l'uso dei rotari in questo momento. Ecco, forse c'è da fare una piccola e doverosa premessa su questo, nel senso che questo modello qua è dotato di questa griglia bucata perché il software precedente attualmente è tarato in modo da utilizzare questo, e poi la creazione di vari gauge sulla propria schermata permetteva di averli spostati. Ora io ho dovuto fare una scelta. Posso anche rimpicciolirlo lo schermo, quindi portarlo al limite qua sotto tramite questo apparecchiettino qua che è praticamente il convertitore, lo vedete. Ma preferisco impostarlo in questo modo, in modo da avere praticamente la lettura dei rev direttamente nella posizione corretta, come potete vedere in questo caso. Ok, dicevo, vediamo il funzionamento dei manettini, dei rotari. Dunque, qui vabbè, ho impostato la ripartizione di frenata, potete vederlo il brake bias. Poi nella parte alta abbiamo il power, il braking, lo shaping, ovviamente siamo con la Formula 1 di Racing. Mi sposto con questo bottone qua su un secondo profilo impostato per il joystick, quindi in questo caso andando a utilizzare i tasti della ripartizione di frenata, non vado più a modificare la ripartizione, ma quello che cambio è praticamente il torque, quindi se non sbaglio è il freno motore, anche se quest'auto ancora non la conosco bene. I manettini attualmente sotto, con questa configurazione che ho creato, vanno a modificarmi il differenziale in entrata in medio curva e in uscita, quindi andiamo a spostarlo, andranno ad aumentare i valori in questo caso. Come vedete si arriva fino a 4, il medio e quello in ingresso. Se vado a premere nuovamente il bottone N,
In questo caso cambia la mia configurazione a livello di software, ma è il programma, la parte di cui parlavo, e adesso vado a modificare gli altri valori in questo caso, come potete vedere. Il mix, ad esempio, la carburazione. Ecco, vedete, non sempre è regolare nell'erogazione, a volte funziona bene, a volte, ecco, per esempio in questo caso faccio uno spostamento, 2, 1 non l'ha sentito, 1 lo sente, tac, 2. 3, 4 non lo sente, 5 non l'ha sentito, questo sì. Il software Z1, che ripeto non fa parte di questo bundle, è veramente, veramente bello. Ad esempio permette un livello di customizzazione veramente alto, non delle schermate che si utilizzano, perché le schermate possono essere scelte fino a 10 per ogni auto, ma quello che mi è piaciuto molto è la configurazione ad esempio dei numeri giri motori su questo tipo di auto. Faccio un esempio: attualmente le vedete che abbiamo 3 rev accesi a 4500 giri. Ora io ho impostato che quando è in neutral, aumentando il numero dei giri fino a 9000, se non erro, accendemi la 10000 la seconda, è il secondo rev. Ora se io metto la prima mi mantiene questa cosa, ma sulla seconda marcia ho impostato che ovviamente le seconde spie non mi si accendano a questo numero di rev, ma a un numero di rev più alto. Infatti adesso aumento, metto la seconda con la frizione schiacciata. Ecco che spariscono. Perché? Perché per ogni marcia possiamo andarci a impostare praticamente ciò che vogliamo, ogni colore, ogni singola pallina. È una configurazione che richiede un po' di tempo, ovviamente, ma è estremamente divertente andarlo a fare. Il volante si aggancia al supporto del T500 RS Thrustmaster tramite un adattatore fornito nella confezione, e questo Quick Release, che come nel modello reale della Formula 1 offre un aggancio e sgancio rapido tramite questo movimento. Quindi il volante si innesta, sbloccando questo poi va a bloccarsi. Va detto che l'aggancio, per quanto buono, per il modello in mio possesso non fornisce una sensazione di solidità eccezionale, anzi la ritengo appena più che sufficiente, perché il piantone, innestandosi dentro, ha un piccolo gioco che non rende perfettamente una presa salda, anzi a volte si ha un po' l'impressione che potrebbe staccarsi, cosa che speriamo non accada mai. Dunque, premessa, siamo di fronte ad un prodotto artigianale di cui esistono una manciata di modelli in circolazione, direi quasi unico. La costruzione, come detto, si presenta sicuramente buona, ma va anche detto che è migliorabile, così come tutto il pacchetto del prodotto. Andiamo un po' con ordine su dubbi e perplessità, quindi. Iniziamo col dire che i tempi di costruzione inizialmente dichiarati in 15-21 giorni sono schizzati a 8 settimane. Ordinato il 28 aprile, il pacco è finalmente giunto nelle mie mani solo il 22 giugno. Sì, un bel po' di tempo, un bel po' più di tempo in più. Inoltre le difficoltà iniziali di collegamento sono abbastanza evidenti per chi ormai è abituato a collegare un cavo USB e aspettarsi un'installazione rapida. Poi soltanto aprendo la confezione, leggendo le istruzioni e ricapitata a mezzo miglio lo stesso giorno, ci si rende conto che il cavo USB maschio-maschio per il collegamento del volante e sia il cavo per collegare per collegare l'alimentazione dell'LCD non vengono inclusi all'interno. Questo forse sarebbe stato opportuno comunicarlo nelle condizioni di vendita, nelle informazioni, quantomeno avvisare l'acquirente di cosa comporta il collegamento, in modo da prepararsi per tempo e non come me l'ultimo momento, l'ultimo giorno, l'ultimo minuto. Senza contare magari pochi, credo, non hanno una porta VGA libera sul proprio PC, perché ricordiamolo che questo cavo va collegato a un convertitore. Dal convertitore esce un cavo VGA e un cavo USB che vanno collegati al PC in modo che il display possa funzionare.
Va comunque specificato che, passato lo smarrimento iniziale, il collegamento diventa estremamente semplice e funzionale. Cioè, nel momento in cui andate a innestarlo, nel momento in cui iniziate a giocare, passa veramente 30 secondi, un minuto, non molto. I cavi però sono abbastanza fastidiosi, specialmente perché dal volante ne escono ben tre. Quindi potreste trovarveli in mezzo alle gambe durante la gara se non sistemate a dovere. Quindi prima di iniziare a giocare, ricordatevi di collegare la vostra base Thrustmaster al PC. Una volta terminata le sue rotazioni, collegate con il Quick Release il nuovo arrivato, scusate. In caso ci si dimentichi di questo, il rischio è abbastanza evidente perché in caso vi dimenticate, potreste vedere i cavi arrotolarsi intorno al mozzo. A me è capitato una volta in assetto corsa che per qualche maledetta ragione, sostanzialmente, si è fatto 180 gradi di rotazione, è risultata una marea di bestemmie. Altro fastidio che mi ha fatto storcere il naso è stata l'attivazione del software incluso. Una volta inserito il codice promozionale, purtroppo non è mai giunta l'email di attivazione nonostante i solleciti del sito del produttore software, tanto che ho preferito a mie spese acquistarne uno molto più serio. Si tratta dello Z1 della Simwell. Ancora oggi sto aspettando questa benedetta attivazione che non è mai arrivata. Sono problemini abbastanza banali, tuttavia il fatto più grave si è avuto l'altro giorno, domenica, dopo qualche ora di utilizzo, ho avuto una sgradevolissima sorpresa, mettiamola così. Che cosa è successo? Praticamente sentivo il gioco del volante aumentare momento dopo momento. Praticamente le viti che servono il quick release alla scocca del volante si erano allentate tutte. Allora, sono riuscito a stringerle tutte, eccetto queste due, una e due, che per tanto svitate che erano, il fermo interno era caduto all'interno del volante stesso, con il risultato che praticamente ora ad ogni sterzata si sente questo bellissimo tintinnio metallico di due ferretti che rotolano dentro, modello campanellino di Tiffany. Altra amarezza o difetto è il funzionamento dei rotari. Il loro funzionamento non sempre è preciso, anzi, spesso e volentieri si manifesta un fastidioso bug. In alcune situazioni il rotari manda in conflitto alcuni bottoni, tanto che il sistema Windows ne vede due premuti contemporaneamente. Vi faccio un esempio: sto andando a modificare una funzione su rotari. A un certo punto premo questo tasto su cui ad esempio ho impostato la ripartizione di frenata sul posteriore, mi si attiva scusate, anche questo contemporaneamente, quindi come se ne prendessi due. Andando poi a spostarlo velocemente da una parte all'altra, ecco che poi si ripristina automaticamente la funzione. Dunque, una conclusione, il volante difettivo a parte è veramente bello, lontano da un certo punto di vista dalla qualità di un prodotto più industriale e commerciale come ad esempio i Fanatec, almeno per la parte software, quindi parlo anche dell'elettronica interna, ma con le dovute accortezze sicuramente per il produttore credo che sia possibile migliorarlo e renderlo ancora più bello e convincente. Trovo dubbia la scelta di non inserire un trasformatore, un cavo USB maschio maschio. Almeno, quantomeno, non avvisare in modo chiaro e netto chi va a effettuare l'ordine. Così come non specificare il tipo di collegamento e capire se è compatibile con le proprie esigenze. Mi viene in mente la porta VGA sul PC o una DVI libera. Tuttavia, è sempre buona norma chiedere, Refer Evolution, anche se con i suoi tempi, ha sempre risposto. Sul software che viene fornito, per quanto sia ampiamente customizzabile con tutta una serie di opzioni, non posso esprimere un'opinione completa, in quanto ho potuto testarlo per un limite di 10 minuti, non avendo, come già detto, a distanza di 8 giorni ricevuto il codice di sblocco dal produttore, e quindi ho optato per qualcosa di più convincente.
Il mio voto personale potrebbe essere un 7, anche se avrei voluto dargli un 9. Il volante ha questi piccoli problemini, ma siamo di fronte a qualcosa di artigianale, ripeto, di unico, quindi con i suoi pregi e difetti il volante è bello, sono felice di averlo ed è una bellezza quando lo si va a utilizzare. Ecco, altra cosa di cui non vi ho parlato forse dell'impugnatura. E che se come me a volte utilizzate i guanti, adesso magari fa troppo caldo per avere una presa migliore, questa parte qua è abbastanza piccola tutto sommato e quindi potreste sbatterci dentro. Per quanto riguarda invece del rotarvi, scusate, del cambio, vi ho già espresso il mio dubbio nel momento in cui, ripeto, non si può effettuare la cambiata con il primo tasto che si va a impattare su dita, bisogna per forza andare a agire con due o con una. Bene, questo è tutto. Ciao!